questa è la mia vita la mattina. Tutte le mattine ho una cosa del genere davanti. Stanno, oggi fanno anche meglio. Vedi? Tutte le mattine ho i contadini che si inventano le cazzate. Quello rimane a piedi, invece di andare a prendere la benzina, accompagnarlo con una tanica, loro pensano di fare in questo modo. Questa è la vita in via Padaccio. Proprio come se non esistessi dietro di loro. Vedete anche come portapacchi c'ha due legni. Aspettiamo. Te fatti vedere pure. Aspettiamo proprio la comodità del massese che con calma, vedete? Questa è la mia vita. Lui c'ha il portapacchi con due legni. Ora prende le rincorse, il suo amico arriva e lo aggancia. Questa è la mia vita. Questa è la tristezza della vita. Vedete quando vostra mamma vi dice non andare sugli scogli che è pericoloso, che scivoli, ti fai male. Ecco quello che da piccolino non andava mai sugli scogli. Ok? Invece i ragazzi che andavano sugli scogli, che li lasciavano andare, camminano tranquillamente, anche se non sono molto pratici. Però questa è la vita dello sfigato che la mamma non ha mai voluto che andasse sui scogli. Da solo, così, un coglione messo lì. E guarda i suoi amici che ogni tanto vanno. Quindi è giusto delle regole, ma alcune cose lasciate che i figli scoprino da solo. Se si fanno male, si fanno male. Se non si fanno male, non si fanno male. Ma sicuramente non rimangono lì come mongoloidi. Dobbiamo stare. Potresti entrare, quindi. Vogliamo l'acqua. Cambia. Acqua. Vito. Ma guarda l'aria ora. Aria. Coglione! Ma dove vai da solo a quest'ora? Sta andando a casa. Non sarà pericoloso Bruno come te. No, ma che? Hai detto tu che è matto. Esatto, che è la vita.